E rieccoci qui in una giornata invece tornata splendida, limpidissima, dopo il temporale di ieri. Rieccoci dopo i canti alle prese con i poemetti. È un dopo molto relativo, perché come già si era detto nell'introduzione a entrambi, è vero che l'edizione definitiva dei poemetti, dei primi poemetti è del 4 e dei nuovi poemetti è del 9 e quindi segue l'edizione prima dei Canti di Castelvecchio, che è quella del 3. Ma in realtà i poemetti nascono nel 97, poi vengono divisi in due, nascono nel 97 e non a caso nella prefazione il nostro Pascoli dice in attesa dei canti, e non solo di quelli. Ma al di là di questo è più coerente, no? Concludere la linea che possiamo definire lirica, che è quella di Mirice e appunto dei Canti di Castelvecchio, e poi invece toccare, con un percorso molto più breve, toccare i poemetti, che indicano, come del resto testimonia, già l'avevamo citata, la nuova epigrafe Paolo Maiora, l'intenzione di salire più in alto, di toccare un genere più impegnativo, e di solito appunto si considera questo passaggio come il passaggio dal bucolico al georgico, sempre per rimanere in ambito virgiliano. Inoltre, come abbiamo già detto, determinanti, dominanti in questa raccolta sono la componente narrativa e una sorta di epos, epos garofagnano, epos rurale. Ecco, questo è un po' il quadro. Abbiamo visto poi la struttura, considerando ovviamente i poemetti come tutt'uno, le quattro parti, a loro volta divise in due, una prima che ripercorre le quattro fasi della stagione, dell'anno, anzi, attraverso le quattro stagioni dell'anno agricolo, nella quale sono innestate le vicende di una famiglia, mentre le seconde parti di ciascuna sezione sono dedicate a componimenti vari di cui, seguendo l'interpretazione di Langella, si può trovare una sorta di filo conduttore e che costituiscono una sorta di meditazione esistenziale, morale, che si affianca alla rappresentazione tutta positiva, tutta idillica del mondo e della famiglia contadina. È chiaro, il nostro manuale in particolare insiste su questo, che qui bisogna vedere la realizzazione, l'espressione sia di un bisogno psicologico sempre di rifugio, di regressione, di limite, sia anche certamente la celebrazione di una realtà sociale che è vista in modo sostanzialmente idealizzato rispetto invece al mondo rurale, così come era stato al centro della anche se vogliamo, della rappresentazione veristica. No? È il mondo ideale, è il mondo scandito in modo preciso dai ritmi della natura, è appunto la realtà più vicina a quella che è la condizione naturale. In secondo luogo, è la condizione naturale, come ribadisce lo stesso Pascoli nella prefazione, è ideologicamente buona, no? La condizione naturale è buona secondo l'ideologia di base qui ribadita da Pascoli. E quindi anche il mondo contadino che vive di quelli che sono i ritmi della natura. E inoltre, quindi non ci sono, ecco, di questo mondo, non c'è la sottolineatura delle drammaticità, della miseria, di tutte quelle componenti, della fatica. Inoltre la base, e qui sì, sembra di risentire qualcosa di malavoglia, la base è quella di una saggezza popolare che troviamo nei riferimenti dei personaggi di questa famiglia, di cui si ricostruisce un po' la storia, un anno di vita, e in particolare nelle affermazioni del padre di famiglia, il cosiddetto Capoccio. Ma ecco,
per introdurci e per cominciare ad esaminare alcuni componimenti centrali della prima sezione, vi rimando, come al solito, ai nostri materiali che adesso andiamo a condividere. Eccoci qua. Allora, eccoci qua, come al solito abbiamo diviso in due il nostro schermo. Da una parte abbiamo l'indice dei primi poemetti e dei nuovi poemetti, e qui anche andremo a prendere alcune schede di inquadramento generale. Dall'altra invece andremo a cercare e a leggere alcuni testi particolarmente significativi in edizioni commentate. Cominciamo a esplorare, no? Adesso, a parte appunto questo indice, voi trovate una scheda interessante, no? Questa è già la prefazione. Trovate una scheda, oltre a quella di Langella che avevamo seguito nella nostra introduzione, che non riprendo più, trovate un'altra scheda che inquadra bene un po' la struttura delle due parti dei poemetti, i primi e i secondi, cioè i nuovi poemetti, e anche ci permette di ricostruire le vicende principali della famiglia intorno a cui la storia si sviluppa. Guardate un po', con evidente ambizione di dare alla poesia italiana una versione aggiornata delle georgiche, qui ci si dice, Pascoli costruisce intorno al lungo poemetto Le armi, esaltazione didascalica dell'operosità contadina, un più vasto affresco della vita rurale. Attenuata ma non scomparsa la vena simbolico-allusiva di Miricio dei Canti, quindi questa componente che ricompare specialmente nelle sezioni meditative, molto meno in quelle narrative, prevale appunto la volontà di narrare, sfuggendo agli schemi lirici tradizionali. Allora fissiamoci proprio questo concetto. Miricio e Canti sono l'espressione della vena lirica, mentre i poemetti sono l'espressione della vena più narrativa e in qualche modo epica. Tornano per esempio tipici accorgimenti, no, della poesia epica, per esempio gli epiteti, no, che definiscono i personaggi. Così l'amore, eccolo qui, tra la giovane Rosa e il cacciatore Rigo si dipana sullo sfondo della famiglia del Capoccio, che è il nostro capo, il padre di famiglia. Oltre al padre, la famiglia comprende la madre, le sorelle Rosa e Viola, i fratellini Nando e Dore, che vedremo proprio alle prese con i lavori dei campi. La scansione temporale della vicenda è data dalle diverse ore del giorno, dalle occupazioni domestiche, dalle necessità del lavoro dei campi e, a livello di macrostruttura, dal trascorrere delle stagioni. L'ambientazione è naturalmente quella garfagnana che noi ritroviamo attraverso i dialetti, attraverso i riferimenti alle consuetudini popolari, ai detti e ai modi di dire. Come avevamo detto, ecco, la prima sezione, quella narrativa, è dedicata alla stagione della semina, quindi all'autunno, e si ripercorre, vedete, dall'alba alla notte, si ripercorre una giornata scandita dall'inizio dei lavori nei campi, dal pranzo, dalla preghiera dell'Angelus che scandisce di solito il mezzogiorno, dall'arrivo di questo cacciatore che è poi il fidanzato di Rosa che racconta una storiella, l'Ave Maria che viene intonata dalle campane nel tramonto, nel vespro, e si chiude appunto con la notte. Poi si apre la sezione, diciamo, più meditativa. Allora, per fare un esempio, allora prima leggiamo la prefazione, poi facciamo proprio due piccoli assaggi di questa componente più narrativa che ripercorre e racconta le vicende di una giornata dei lavori di campagna. Appunto, prima di fare ciò, diamo un'occhiata a una lunga prefazione. Vedete che compare la famosa epigrafe, in epigrafe, la famosa citazione Paolo Maiora, da riferimento alla solita quarta bucolica, e compare la dedica questa volta a Maria Pascoli, alla sorella, a cui lungamente, con sicuramente uno slancio lirico, il nostro poeta chiede se, quasi cullato da questa illusione, se mai avessero vissuto in una realtà diversa. C'è stato un tempo che noi non eravamo qui, e allora sembra quasi identificare, cioè
congiungere quella che è la sua realtà attuale alla realtà dell'infanzia. Non è sempre stato questo il nostro campanile, non è sempre stato questo il prete che ci ha battezzati, il cane, i miti, non parlano romagnolo, vi ricordo che la Romagna è la terra natale, non parlano romagnolo gli sgriccioli. In realtà poi dopo questa illusione, e qui ritornano i tipici temi, no, della vita, della natura, della campagna. Dicevo, le rondinelle, i nidi, qui immagino addirittura una storia, dice, ho sorpreso una viva conversazione familiare dentro un nido, ecco l'immagine emblematica del nido, l'immagine emblematica di una famigliola, ma sostanzialmente chiusa al mondo esterno. Poi vi rimando ad una lettura, ad un'interpretazione del mito pascoliano del nido, che è molto importante, molto suggestiva da leggere. Ma poi ecco, torniamo a questa nostra prefazione. Ecco che qui dice, non è così invece, no, non è vero che noi siamo sempre vissuti qua. C'è stato tempo che noi non s'udiva quella voce, notate questo impersonale tipicamente toscano, o sì, non siamo appunto sempre stati qui. E se sapeste che dolore allora, che pianto era il nostro, che solitudine rumorosa, che angoscia segreta, ma via, non ci pensare. L'ipotetico interlocutore che dice non continuare a pensare sempre al dolore del passato. No, pensiamoci. Perché la dolcezza lunga delle vostre voci nasce da non so quale risonanza che esse hanno nell'intima cavità del dolore. La dolcezza nasce dal dolore. E la prima forma di dolcezza è la poesia. Sappiate che non vedrei ora così bello se già non avessi veduto così nero. Vi ricordate nella mia sera la nuvola più nera che diventa la nuvola più rosa. Sappiate che non godrei tanto di così tenue materia di gioia, la natura che pulsa intorno a me, un fiore, una luce, un canto, se il martoro, cioè il martirio, il tormento, non fosse stato così duro e così durevole, non fosse venuto da tutte le possibili fonti di dolore, dalla natura e dalla società, e non avesse ferito tutte le possibili sedi, l'anima e il corpo, l'intelligenza e il sentimento. Non è vero, Maria. Ecco questa condizione di dolore assoluto, no? Che viene sia dall'uomo, dalla società, che dalla natura, da una natura che in qualche modo è diventata avversa, anche se poi si risottolinea, si ribadisce che la natura è buona, la natura è madre, non matrigna, con evidente ribaltamento di quello che era il concetto leopardiano. Ma, dicevo, la condizione di dolore è assoluta, che ha ferito, sconvolto l'anima, il corpo, l'intelligenza, il sentimento, tutto quanto. Ma benedetto il dolore, perché dal dolore patito nasce la possibilità anche appunto di godere delle piccole gioie. Perché riconoscere un atroce sgarbo della matrigna natura? L'ha quasi sfiorato questo concetto, no? Anche la natura mi ha ferito, ma perché attribuirne la colpa a lei? Io dico, o madre natura, non matrigna ma madre, siano grazie a te che anche dal male ricavi per noi il bene. Allora noi abbiamo camminato nella via del dolore, affaticati, ma la passeggiata ci ha dato appetito di gioia, desiderio di gioia. E anche una crosta ammuffita, una scodella di legumi, quando si ha fame, diventano un buon cibo. E allora ricordiamo. Ecco importante, poesia della memoria. Vedremo in un caso chiarissimo che la poesia dei poemetti è anch'essa poesia della memoria, almeno in parte. Il ricordo è poesia e la poesia non è se non ricordo. Quindi noi di poesia ne abbiamo in quantità perché abbiamo tanto da ricordare. Potrò esprimerla ad altri aspettando i canti e i canti di San Mauro che poi non arrivano ma che costituiscono l'ultima sezione, l'abbiamo detto, aggiunta ai canti di Castelvecchio e che recuperano una sorta di ritorno poi anche reale oltre che immaginario. Un ritorno all'infanzia, un ritorno alla terra natale. È un ciclo, no, dedicato al ritorno alla terra di Romagna.
aspettando i canti, poi ripeto, i canti di San Mauro separatamente non arrivano e vengono inseriti come sezione, che abbiamo accennato, dei canti di Castelvecchi. Aspettando questo, il presente e il passato, la consolazione e il rimpianto, aspettando questi canti che echeggiano già così soavi, leggi questi poemetti e leggeteli voi. Anime candide, qui fa una riflessione, di solito si pensa che chi propone, no, chi pubblica un testo lo faccia, una raccolta, in questo caso poetico, un'opera qualsiasi, lo faccia per sembrare bello, per menar vanto di un successo, no, io non voglio farmi onore, voglio trasfondere in voi qualche sentimento e pensiero mio non cattivo, ecco come sempre la prospettiva del fanciullino, cioè voglio proporvi qualche pensiero di bontà, la poesia è espressione in qualche modo di bontà. Vorrei che voi osservaste con me che a vivere discretamente non è in questo mondo non è necessario che un po' di discrezione, cioè anche questo gioco di parole. Per vivere in modo discreto bisogna essere discreti. Vorrei che pensaste con me che il mistero nella vita è grande, tema chiave, e che il meglio che ci sia da fare è quello di stare stretti più che si possa agli altri. Qui c'è quasi l'eco, sì, leopardiano, ma della ginestra, della catena, no? Della social catena, cui il medesimo mistero affanna e spaura. Non è la natura, non è di fronte alla malignità della natura che l'uomo si lega in social catena, ma di fronte al mistero che spaventa. Di fronte adesso l'uomo è tenuto ad essere solidale, ma specialmente in modo emotivo, affettivo. Oggi è arrivata gente di fuori, i rondoni, qui ritorna a umanizzare, addirittura immagino una storia, non stiamo a leggere, in cui si dice che un rondone, che di solito è nemico delle rondini normali, è volato a un nido di rondini, abitato dai rondinini, perché? Per cacciarne la famiglia? No, egli anzi porta ogni volta qualche cosa da mangiare. È un esempio quindi di generosità gratuita. O caro buon rondone, tu non hai forse da fare oggi, non hai forse ancora compagno. E tanto per non stare con le mani in mano, qui gioca un po' con l'espressione, per non stare in ozio, dai un po' d'aiuto a una rondinella che ha forse troppi figli, troppo da fare, poco da mangiare, in una sorta di carità internazionale. O forse si tratta di orfanelli e un altro povero li nutre, li tira su alla meglio. Ecco, questi buoni sentimenti che a volte diventano un po' stucchevoli, no? Ma che per Pascoli sono l'espressione vera della poesia. E allora dirò, come in una favola per bimbi, uomini, imitate quel rondone, diventa l'esempio da imitare. Contentatevi del poco, ecco la dimensione, la morale un po' oraziana, no? Dell'accontentarsi di poco, amatevi tra di voi, a partire dai nuclei, dal nucleo della famiglia, della nazione, dell'umanità. Ecco, interessante anche questa riflessione che si apre quasi a una dimensione politica, no? L'idea di nazione è per Pascoli nient'altro che l'allargamento dell'idea della famiglia nido. Allora la nazione italiana, vi ricordate, avevamo anche accennato quella nazione di solito vittima, no? Di solito debole, la grande proletaria. Ecco, deve essere legata dagli stessi nessi, vincoli di solidarietà, di affetto, di amore, come una famiglia. Ma questo vale anche per tutta l'umanità. E allora andiamo a lavorare, o Maria, c'è da fare il pane, dedichiamoci a questo lavoro, è apparentemente umile, ma in cui consiste l'emancipazione dell'uomo, la vera emancipazione dell'uomo. Ecco, fatta questa riflessione, appunto, andiamo a dare un'occhiata proprio abbastanza rapida a due poemetti della prima sezione, della parte narrativa della prima sezione, proprio per farci un'idea di in cosa consista, no? Questa narrazione della vita dei campi. E qui li troviamo nei campi con una bella edizione commentata, con una bella analisi e a seguire il desinare con buone note, anche se senza una analisi di lettura. Ma
li leggiamo quasi solo come una curiosità, no? Per capire di che tipo è questa poesia, perché è ovvio che poi l'interesse maggiore va per le poesie, diciamo, di riflessione esistenziale, come abbiamo detto prima. Il Capoccio allora è il padre di famiglia. Allora qui si ricostruisce la decisione del padre di famiglia di andare a seminare, perché il tempo comincia a, siamo naturalmente in autunno, il tempo comincia a minacciare, l'inverno sta quasi per arrivare. Il Capoccio aveva detto: odimi moglie, senti le rare tremule tirate che fanno i grilli, dati i soliti aggettivi, il solito effetto fonosimbolico, cadono le foglie, tristi grilli piangono l'estate. Però tutto questo gioco è appunto molto più diluito, molto meno evidente. Questo, la trama fonosimbolica che abbiamo visto essere centrale nelle poesie liriche appunto di Mirice, qui a tratti ricompare, ma diluita in un testo appunto prevalentemente narrativo. L'altra notte non chiusi occhio, tant'era quel gridio, seminate, seminate. Poi l'analisi che vi invito a leggere dopo ribadisce che l'approccio però del poeta fanciullo, del poeta visionario, che semantizza i suoni della natura e ne trova quindi in questo modo un significato profondo. C'è ancora, perché appunto il gridio dei grilli viene interpretato come un invito ad andare a seminare. Poi sentì ier sera passar su casa un lungo rombo d'ale, le anatre vanno per la notte nera, le anitre selvatiche, migratrici. C'è sopra il verno ci sta addosso. Il primo temporale cova nell'aria, sai che per il grano presto è talora, tardi è sempre male. Ecco la sapienza popolare che qui si manifesta in modi di dire, ne troveremo altri. Allora, i segnali della natura e i nuclei di saggezza popolare, questi sono i due pilastri su cui si fonda la cultura del nostro Capoccio, del nostro padre di famiglia. Domani voglio il mio marrello in mano, la vanga per battere le zolle, che chi con l'acqua semina raccoglie poi col paniere e cuoce, fare in vano più che non fare. Vedete che sì, come nell'eloquio di Padron Ntoni si intrecciano l'uno all'altro i modi di dire. Chi semina quando piove raccoglie poi col paniere, che penso significhi raccoglie ben poco. Incalciniamo, attenzione anche all'attenzione come sempre di Pascoli, che qui va non solo agli elementi della natura chiamati con il loro nome, le specie botaniche, ornitologiche, ma anche agli oggetti, alle operazioni, alle attività dei campi, gli oggetti. Ecco, c'è un concetto che alcuni critici hanno sottolineato: la democraticità degli oggetti. Diventano oggetto di poesia, motivo di poesia, gli oggetti comuni della vita dei campi, chiamati anch'essi per nome, quasi a volerli identificare con precisione e a voler anche quasi con il nome, no, ritrovare la loro funzione profonda. Notate anche il rapporto con la moglie, è il padre di famiglia che decide, ed è il vero, no, pater familias di fronte alla moglie, di fronte ai figli. Ha deciso, è ora di andare a seminare. Per due giorni consegnava il grano alle soffici porche, cioè le porche sapete che sono le zolle, le metteva nei solchi i granelli che erano stati appunto incalcinati. L'operazione dell'incalcinare, un'operazione interessante che viene anche qui spiegata dalla nostra nota, leggiamola con attenzione. Prima della semina, i chicchi di grano messi da parte a questo scopo, per seminarli, venivano incalcinati, cioè lavati con calce diluita nell'acqua per proteggerli dalla possibile aggressione dei licheni, di altro, cioè dei parassiti. Beh, per due giorni consegnava il grano, seminare volle la costa, il piano, e per due giorni, quindi sia il pendio che la pianura, per due giorni non uscì da mare neppure una nube. Il garrulo vicino un po' pettegolo, dice: ma che fai? Il tempo è in filo, è bello, compare. Meglio arava tutto il giorno, chino sopra le porche,
Il terzo dì cantava al buio il gallo prima di mattino. Attenzione che nella sapienza popolare il gallo che canta prima dell'alba è un segno di cattivo tempo, sta per arrivare la pioggia, infatti poi così succederà nel corso della giornata. Ed egli al buio sorse ed aggiogava le brune vacche, uscirono mucchiando e rugumando la loro verde bava, e ruminando, e seminava. Ed ecco che compaiono i figli, Dore al giogo davanti, Nando in coda. Nando, il suo maggiore, il figlio maggiore, che ammoniva le bestie a quando, sono i buoi aggiogati, no, per tirare l'aratro. Tarde ammoniva le bestie, che andavano lente lente, e la forza pargola ancora giovane di Dore, che era ancora un bambinetto. Forza di Dore. Viene quasi... epicizzato, no? Celebrato quasi come un eroe fanciullo, no? Questo piccolo Dore. Le divincolanti vacche reggevi, ma tuo padre, il grano pulverulento, perché appunto era stato incalcinato, si gettava avanti, la sementa spargea con savia a mano, altri via via copriva la sementa, l'aratro andava nell'Umbria pian piano, espressione dialettale, qualche stella vedeva l'opera lenta, perché siamo addirittura prima dell'alba e quindi le stelle non si sono ancora spente nel cielo. Ecco, questo un po' per dare un'idea, seguite bene il testo, così come anche questo ulteriore componimento, questi sono il secondo nei campi e il quarto della prima sezione, dall'idea invece dell'interno familiare. Qui abbiamo visto il lavoro nei campi degli uomini, vediamo invece alle prese anche le donne per farci un po' un'idea. Ubbidì Rosa al solito comando. Sotto il paiolo aggiunse la legna, quindi come sempre la gerarchia è ben precisa, no? Ma Rosa è totalmente devota agli uomini di famiglia e prepara il pranzo. E qui vediamo proprio l'operazione della preparazione della polenta, che non ha nulla di drammatico, a me viene sempre in mente il riferimento alla polenta di Tonio, no? Dei Promessi Sposi, segno carestia, segno di miseria, di povertà. Qui invece tutto è vissuto in modo apparentemente sereno ed allegro, no? Perché è appunto un modello da proporre, quello della famiglia rurale. Sotto il paiolo aggiunse la legna, il sale gettò nell'acqua che fremea ronzando, stacciò e setaccio, frullò tra le sue mani, la farina gialla come oro nevicava uguale, vedete come viene impreziosita questa immagine. Ne sparse un po' nell'acqua, sta rimestando poi per fare la polenta, ove una fina tela si stese, il bollor ruppe fioco, ne sparse un'altra brancatina, vedete come segue proprio con precisione, con esattezza l'operazione. E poi spentala tutta a poco mestò, senza bisogno di garzone, che è una specie di tegola di legno con cui si fissava il paiolo, inginocchiata nel chiarore del fuoco, mestò, rumò, schiaffeggiò il pastone finché fu cotto, lo staccò, l'ammucchiò nel paiolo col cannone di pioppo e lo sbacchiò sopra il tarvello. Vedete appunto questi oggetti nominati quasi con devozione, no? Lo sbacchiò sopra il tarvello, la polenta una volta rovesciata sul tarvello, che è il tagliere, viene sbacchiata, cioè percossa per essere opportunamente schiacciata. La madre nella teglia un muto rivolo d'olio infuse, di vivace aglio uno spicchio tritò, pose la teglia sulla brace con l'olio e solo intenta adesso un poco d'ora l'esplorò per periodo di tempo, guarda per vedere come frigge. L'olio cantò con murmure sommesso, un acre odore vaporò per tutto. Vedete che si riempie di suoni e di odori la casa. Fumavano le calde erbe d'appresso nel tondo, eccetera, eccetera. Rosa intanto sospendeva lo staccio, ponea le fette sopra un biancolino, su un panno. Tornò Viola, l'altra sorella. Rosa e Viola sono le due. Ecco, Rosa e Viola qui stanno insieme, come sappiamo, visto che non ci possono stare come fiori, ci stanno insieme come nomi delle sorelle. Tornò Viola e furono in cammino. Rosa e Viola furono in cammino. Vedete, questo dà quasi il senso arcaico, no, della poesia provenzale, questo ritorno, no, della stessa
espressione nell'ultimo verso e nel primo delle strofe contigue. Ma la pia madre altro pensò, discese, spillò la botte di un segreto vino e poi tornata con le figlie, prese per i greppi l'esta, poi che una campana si sentiva suonare dal paese, non più che un'ombra pallida e lontana. La campana sembra un'ombra, anche qui un piccolo gioco di sinestesia, è l'ora del pranzo e allora tornano a mangiare i nostri uomini che hanno lavorato in campagna. Ecco, questo ci dà l'idea, ecco, niente di che, ma ci dà un po' l'idea di questa poesia. E invece cerchiamo di essere un po' più precisi nel ricostruire la seconda parte di questa prima sezione, che comincia con il bordone, che il bordone sapete che è il bastone del pellegrino, sapete che l'immagine del pellegrino l'abbiamo già trovata in Mirice, è l'immagine un po' del viandante, di colui che affronta la vita, no? Le fatiche, il viaggio, no? Della vita. E qui in particolare troviamo questa immagine, adesso la ripercorriamo molto molto rapidamente perché è altro quello che ci interessa, vedrete, la ritroviamo qua, ecco, si tagliò da una siepe il suo bordone, volta la fronte, mosse per il suo cammino, ecco il nostro pellegrino che si mette in cammino col suo bastone, si mosse. Quella era la siepe di un camposanto, era il camposanto dove sua madre era sepolta, quindi dalla siepe si fa il bastone per mettersi in viaggio. Da allora ha errato sempre col suo bastone, vide il fiume, il mare, il monte, il piano, ha quasi del favoloso questa esplorazione del mondo, disperò sui tramonti, sulle aurore, sperò, ha vissuto insieme i cicli della natura in alternanza di sconforto e gioia e speranza, sì che la via sempre ripresa, sempre trovato però la forza di rimettersi in cammino. L'avevamo visto appunto anche in Mirice, no? Il momento dello smarrimento, dello sconforto e poi invece il ritorno nel cammino. Sopra la soglia di infinite chiese pregò, eccetera, eccetera, guardate un po', scorsero di più come sul lago bruno ombra di nube nera presso nera ombra di nube, interessante, vide infinite uomini, alcuno gli disse raca, ad altri ave, scorsero di più, tutti quanti sono corsi via di fronte al suo passaggio, come su un lago bruno ombra di nube nera presso nera ombra di nube, come il riflesso delle nubi oscure, e fu tutto e nessuno. Sì, Cora è stanco, ecco il nostro pellegrino è stanco ed è ora una sera triste ma dolce e sta come una volta presso una siepe. È quasi ciclico questo suo viaggio e questa è ancora com'era, che fermo è là presso la siepe folta d'un camposanto e questo camposanto è quello dove sua madre è sepolta, ecco che è ritornato al punto di partenza. Egli è quel che era. Ma lo è davvero? È davvero tornato quello che era in partenza? Non direi. Il suo corpo è franto, spezzato dall'errore, dal vagare lungo. E nel suo cuore è vano ciò che gioì, ma piange ciò che ha pianto. È il cammino della vita in cui chiaramente il poeta si identifica. Le gioie si sono rivelate vane e invece ciò che è stato motivo di pianto, questo c'è ancora, piange ancora ciò che prima è stato pianto e sta vecchio e canuto con la mano sul bordone d'allora. È il bastone, quello sì, è immutato. E ecco, vede che da quel giorno radicò pian piano il suo bordone, che visse, che diede già fiori, foglie, sotto le sue dita germinò, radicò sotto il suo piede. Quasi si è germogliato questo bastone e gli resta una foglia inaridita che trema, e il vento soffia, e il pellegrino, curvo sopra la immobile sua vita, par che muova ora per il suo cammino. Rimane misteriosa questa immagine, no? Quasi fiabesca, del bastone che ha messo fiori e foglie, di cui ne è rimasta una ormai inaridita, che è appunto arida come la sua vita, e sull'immobile sua vita pare che ora
ancora si mette in moto per il suo cammino, ma questo ritorno presso la siepe, questo bastone che mette fiori e foglie, sembra poter dire, sembra davvero che alluda al ritorno nella morte, che è però questa solita regressione verso la madre, eccetera, eccetera. Ecco, questo ci fa entrare davvero nella meditazione esistenziale, psicologica, morale più significativa e più tipica del nostro Pasqua. E qui cominciamo con questo invece strano componimento, un piccolo percorso, poi ci interrompiamo e procederemo dopo, un piccolo percorso dedicato alla vegetazione malata, un tema fortissimamente decadente. Il testo lo trovate sul libro, possiamo anche andarlo a cercare per sicurezza, non mi pare di averne una edizione di qua, ecco, no, possiamo cercarlo semplicemente se lo troviamo nell'edizione, ecco, completa dei poemetti. Il vischio. Attenzione alle due fasi in cui il testo si suddivide, e specialmente di che cosa diventa simbolo questa pianta, lo vedremo, di cui ha preso possesso il vischio. Il vischio è una pianta parassita che prende possesso, no, della pianta con cui vive in simbiosi, fin quasi a svuotarla completamente, tanto che le due vite, le due piante, finiscono quasi per sovrapporsi e per confondersi l'una nell'altra. Allora, oh mamma mia, è successa una cosa molto strana. Allora, eccoci qua. Dicevamo, stiamo andando appunto alla ricerca del vischio, però appunto l'avete sul vostro libro tranquillamente. Allora, non riesco a recuperarlo e non so perché. Scusate, 18, 19, devo andare alla pagina 29. No, non lo so, non riesco, va bene, stiamo sul libro. Non li ricordi più dunque i mattini meravigliosi, nuvole ai nostri occhi, rose e di peschi, bianche di susini parvero, un'aria pendula di fiocchi, o bianchi o rosa, o l'uno e l'altro, meli, flori di peri, gracili albicocchi. Tal quell'orto ci apparì tra i veli del nostro pianto e tenne in sé riflessa per giorni un'improvvisa alba dei cieli. Seguite bene davvero sul testo le note, l'analisi molto accurata, anche perché questo è uno dei temi che più piace agli autori del nostro manuale. Allora, la situazione è quella che la sorella ha spiegato e che è qui indicata nell'introduzione. Una passeggiata, semplicemente andavano in chiesa Pascoli e la sorella e vedono in primavera naturalmente gli alberi, i peschi, i susini, gli albicocchi pieni di fiori, bianchi, rose, una sorta di nuvola di fiori. Tale quell'orto ci apparì tra i veli del nostro pianto, sono il solito orto appunto di Castelvecchio, e tenne in sé riflessa per giorni un'improvvisa alba dei cieli. Sembra davvero l'alba, questa nuvola rosa, questa nuvola di fiori. Era, sai, la speranza e la promessa quella, ma l'ape dai suoi bugni uscita pasceva già l'illusione, onde essa fa, come io faccio, il miele di sua vita. Chiaramente questi fiori, fiori di primavera, sono interpretati come le speranze, le promesse, chiaramente le promesse di frutti, no, per le piante, ma che diventano anche il cibo per l'ape, l'ape che va a pascersi dell'illusione, cioè di quei fiori che rappresentano l'illusione, ma è grazie a ciò che fa il miele della sua vita, che è anche sempre da collegarsi, infatti in cui si identifica il poeta, il miele è anche la poesia. Una nube, una pioggia, poco poco tornò l'inverno, quindi questa illusione, no, di primavera, in realtà che aveva fatto fiorire le piante, in realtà poi prelude al ritorno della stagione fredda. E noi sentimmo chiusi per lunghi giorni brontolare il fuoco, riacceso, sparvero i bianchi e rossi alberi, infusi dentro il nebbione, quindi questi colori meravigliosi scompaiono, e per il cielo smorto
era un assiduo sibilo di fusi, sembra un sibilo di fusi la pioggia. E piove, piove. Il sole, finalmente, quando sorge, onde mai sorto, finalmente, brillò di nuovo al suono delle campane, che penso possa anche indicare la Pasqua, quando dopo giorni di silenzio tornano a suonare. Tutto era verde, verde era quell'orto, quindi una sorta di rinascita, dove le branche pari a filigrane, tutti i petali a terra. Anche qui c'è un gioco di analogia che la nota vi spiega. I rami, le branche coperte di fiori, sembravano filigrane d'oro e d'argento. Tutti i petali a terra. E sull'aurora noi calpestammo le memorie vane, ognuna con la sua lacrima ancora. Allora, fino a qui, certo, c'è un'interpretazione metaforica, i fiori sono la speranza, che però cade e viene calpestata, le memorie vane che si sono rivelate inconsistenti vengono calpestate. Ma ecco che qui comincia la novità. Ricordi, sempre è inserito in un dialogo, no, del poeta con la sorella, io dissi, o anima sorella, vivono, e tu saprai che per la vita si getta qualche cosa anche più bella della vita. No, qui è ancora l'interpretazione della vicenda dei fiori. Vivono, vivono. È necessario, quindi, il fatto che perdano i fiori, sì, sembra, no, l'immagine, la metafora delle speranze deluse, ma in realtà questo è l'unico modo con cui l'albero può vivere e quindi fare i suoi frutti. E tu saprai che per la vita si getta qualche cosa anche più bella della vita, la sua lieve fiorita d'ali. Ecco, umanizzati, no? Questi alberi si sono privati della loro fioritura di ali, e l'ala vuol sempre dire il sogno, la speranza, ma per vivere davvero. La pianta che ai suoi rami vede i mille pomi sizienti, quasi assetati, addita per terra i fiori, che diede all'oblio, per forza, no? Deve liberarsi dei fiori per fare frutti. Non però questa, ecco la novità, è qui che si introduce, non però questa, ce n'è una che sembra sottratta a questo ciclo naturale, io mi interrompo, questa che non ha frutti ai rami e fiori al piede, stava senza timore e senza festa, senza inverni e senza primavere, quella, cui non avrebbe la tempesta tolto che foglie, nate per cadere. È immune certo alle minacce, ma è immune anche, priva anche della fioritura. L'inverno non può togliergli che foglie. Albero ignoto, io dissi, non ricordi, vedete che è interrotto sempre dal dialogo con la sorella. Albero ignoto, albero strano, notate queste ripetizioni, no? Martellanti, che introducono l'idea di un mistero. Che nel tuo fogliame mostri due verdi e un gialleggiare discordi. Ecco, nelle tue foglie hai due tipi di foglie diverse. Albero tristo, che hai diverse rame, foglie diverse, ottuse queste, acute quelle. E non so che rei glomi e che trame. C'è qualcosa di malato, c'è qualcosa di misterioso, c'è qualcosa di anche inquietante in questo albero che ha sui rami diversi tipi di foglie, ottuse o acute, e ha delle concrezioni, dei glomi rei cattivi, quasi dei gomitoli intrecciati. Albero infermo della tua salute, l'albero malato. Albero che non hai gemme fiorite, albero che non vedi ali, fiori, petali caduti, albero morto, vedete che è quasi una litania, ma una litania un po' al contrario, perché è una quasi, non è un'invocazione, è al contrario, una deplorazione, no? Nei confronti di questo albero che viene compianto quasi, che non curi il mite soffio che reca il polline né il fischio del nembo che flagella aspro la vite, non ti curi neanche certo delle minacce, ma perché? 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 Perché non vivi più. Ma non è semplicemente morto, è diventato doppio perché sono in te le radiche del vischio. Ecco, il vischio è la pianta parassita che ha preso possesso di lui. Qual vento d'odio ti portò, qual forza cieca o nemica ti inserì
quel molle piccolo seme nella dura scorza. Come è arrivato il vischio nella dura scorza, nella corteccia di quest'albero? Come si è innestato? Tu non sapevi e non credevi, eri del tutto inconsapevole. Ehi, volle. Sembra quasi una forza maligna che ha voluto innestarsi. Ti solcò tutto con le sue verdi vene. Fimo si fece delle tue midolle, cioè la linfa, no? La linfa vitale è diventata il fimo, è diventata nutrimento, no? Per il vischio, è diventato il concime per il vischio e tu languivi. Naturalmente tu ti sei indebolito, ti sei malato. La bellezza e il bene tu uscia di mente. Ne pulsar più fuori gemme sentivi di tra il tuo lichene. Ecco, hai cominciato a perdere la possibilità di vivere, coperto com'eri dai muschi. E crebbe e vinse, quindi lui volle, è uno spietato proposito, crebbe e vinse ai tuoi danni il vischio. E tutti i tuoi colori, tutte le tue soavità, col succo dei tuoi pomi, il profumo dei tuoi fiori, sono diventati una perla pallida di muco. Attenzione, no? al vischio, no? La bacca bianca del vischio, che ha il seme avvolto in un succo appiccicoso, tant'è che il vischio viene utilizzato per cacciare gli uccelli, proprio perché si appiccicano, no? Questa sostanza vischiosa, non a caso si usa questo termine. Due anime in te sono, albero. Guardate che è un elemento tipicamente decadente, questo del doppio, no? È una sorta quasi, non vogliamo esagerare, ma dottor Jekyll e Mr. Hyde, c'è una componente buona che però è morta, è stata uccisa dalla componente maligna. Senti più la lor pugna quando mai t'affisi nell'ozioso mormorio dei venti, ma li senti ancora combattere, queste due anime. Quella che aveva lacrime e sorrisi, che ti ridea col labbro dei boccioli, che ti piangea dai palmiti recisi e che d'amore abbrividiva i voli d'api, già se stessa ignora. Ecco, la vita normale, diciamo, che è caratterizzata dall'alternanza di tutte le vite, di lacrime e sorrisi, di riso e di pianto, di amore, questa non è più consapevole di se stessa, già se stessa ignora, perché tu vivi l'altra vita, quella che della pianta che si è impadronita di te e sempre più ti involi da te, esci dalla tua identità e dalla tua vita, fuggendo immobilmente. Ed ora, fuggendo immobilmente, un ossimoro, no? Pur rimanendo piantato, ovviamente, fuggi da te stesso. Ed ora l'ombra straniera è già di te più forte. Vedete le fasi, no? Di questa lotta che vede trionfare la componente maligna. È già di te più forte, più te. Lei è diventata te. Sei tu che gemmasti allora, che prima avevi le gemme, ma che ora distilli il glutine di morte. Già, tu ti sei trasformata in qualche modo e quindi invece delle gemme emetti, in base a questa tua seconda maligna natura, emetti queste gocce, no, collose che danno la morte, perché come ho detto sono utilizzati per attirare, quindi cacciare gli uccelli, e che sono anche il segno della tua stessa morte, rivolta appunto a questo albero. Potrebbe essere un pesco o qualsiasi altro albero da frutto, che però non dà più frutto perché di lui si è impadronita l'anima cattiva, la vegetazione malvagia, parassita. Ecco, il tema proprio centrale della vegetazione malata, crudele, deforme, è uno dei temi più tipici della sensibilità, diciamo, decadente. L'avevamo vista in Desessent, l'avevamo vista in Oscar Wilde, eccetera, eccetera. Ritrovate a pagina 583 del vostro libro una scheda che recupera, no, questi riferimenti alla vegetazione malata, e ritroveremo nella poesia più importante sicuramente di tutta questa prima sezione, che è Digitale purpurea,
però ormai il tempo è passato e quindi ritengo più utile rimandare a dopo questa seconda parte della nostra chiacchierata.